Questo è l'asteroide LZ1, che sembra la marca di una macchina, ma non lo è. È passato il 14 giugno vicino alla Terra. Lo vedete in alto a destra in colore un po' azzurrino mentre si sposta lungo la sua orbita. E questo è quello che io vado sostenendo da diverso tempo su chi vorrebbe questi asteroidi essere la potenziale causa della fine del mondo e che addirittura possono essere visti chissà quanti anni d'anticipo. In realtà questo è stato avvistato il 10 giugno e dopo 4 giorni è passato vicino alla Terra, ha sfiorato il nostro pianeta e non se ne è saputo quasi nulla. Solo adesso si cominciano a vedere queste immagini che sono state realizzate dall'osservatorio di Remanzacco da Ernesto Guido e Giovanni Sostero, due astronomi. Quindi, se la Terra ha questo destino segnato di essere colpita da un asteroide, e questo se ci avesse colpito avrebbe fatto non pochi danni, c'è poco da fare. Il tempo a volte di avvistamento e di passaggio sono così ristretti che il margine per fare qualcosa di concreto, ammesso che ci sia poi qualcosa di concreto da fare per deviare l'orbita di un asteroide del genere, è davvero così poco che dobbiamo solo incrociare le dita e sperare che tutto vada bene. Grazie, alla prossima.